della McCain. Se volete inviarmi tipo questi prodotti, questa è una pizza della Buitoni, la Bella Napoli. Agli altri inviate pure gli integratori, le magliette. A me inviatemi pure questa roba qua, che io sono contento, eh. Eccoci ragazzi, iniziamo quindi con la colazione. Due brioche svizzere, che alcuni sanno sono le mie preferite. Infatti queste arrivano tra l'altro direttamente dalla Germania. E una, questa qua invece le compro da Sapori di Mare al miele. Vi dico solo che una di queste ha 20 grammi di burro. Una, quindi due sono 40 grammi di burro solo queste due. Comunque, io inizio. Iniziamo proprio da loro. Dalle tedesche. Latte invece è questo qui che sto usando da un po', riso e mandorla con orzo e caffè solubile. A me piace un sacco l'orzo e il caffè insieme. E qua sono 80 grammi l'una, le svizzere e 90 comunque. 2,5 etti praticamente tutte e tre le brioche, diciamo. Poi vi scriverò da qualche parte tutte le calorie, le robe varie. Intanto penso a mangiare. Sarei capace di mangiarne fino a stare male, veramente. Il problema. Problema. Poi si risolve. E queste qua, che sono veramente quelle originali, me ne arrivano 60 pezzi. E quindi ogni volta mi devo organizzare con il freezer, perché se no dove cazzo le metto. E ho già rifatto un ordine, perché lo sono anche ai miei e alle mie sorelle, quindi in settimana dovrebbero arrivarmene altre 60. Però stavolta le divido anche perché non ne ho ancora. E poi devo lasciare spazio anche a cose più importanti nel freezer, tipo, che ne so, la cheesecake, le fragole, cioè non è che posso riempire solo di questo. Adesso passiamo a questa qua al miele, quindi un po' più salutare, però siccome sicuramente di miele ce n'è poco, no? Diamogli un minimo di rinforzo. Perfetto, lì bella lucida. Se l'ho cotta bene anche questa. Queste qua, se poi non le cuocete bene, che le tirate via troppo prima dal forno, non è che sono un granché le brioche in generale, bisogna, diciamo, saperle cuocere. Perfetta. Ormai sono un esperto. Addirittura ciò che ultimamente non sto più usando lo zucchero liquido per spennellarlo sopra proprio in bottiglia, per dargli la classica lucidatura tipo da bar. Cioè io sono professionista, non è che ce n'è miele, bene bene, ma il rinforzo ci sta sempre, non è che sto dicendo che è troppo. Guarda, esce anche fuori. Perfetto.
Questo è più o meno quello che mangio una volta a settimana. Un giorno così lo faccio sempre, uno solo a casa. Prossimo, passiamo al salato invece. Ovviamente aspetto un po'. Ah, quindi ci vediamo più tardi col salato. So già cosa mangerò, ma non ve lo dico, lo vedete direttamente. A tra poco. Ah, prima che mi dimentico. Beh, chiudiamo col del cioccolato, M&M's. Con le noccioline. Queste ci stanno sempre. Dato che non ho mangiato neanche una breccia al cioccolato. Sembra quasi di fare uno sgarbo senza cioccolato, no? A posto, dopo. Allora ragazzi, sono le 3:30, sto preparando per il pranzo salato, appunto. Guardate l'orario, 3:30 quasi. Penso un quarto d'ora ci siamo. E intanto che aspettavo, vabbè, ho visto qualche video. E boh, dai, ci vediamo tra 2 secondi e ci facciamo questo bel pranzo, dai. Allora, eccoci qui con una pizza. Aggiungiamo queste patatine fritte che sono comodissime perché sono surgelate, le mettete 2 minuti e mezzo in microonde e sono pronte, della McCain. Se volete inviarmi tipo questi prodotti, questa è una pizza della Buitoni, la Bella Napoli. Agli altri inviate pure gli integratori, le magliette. A me inviatemi pure questa roba qua, che io sono contento, eh. Facciamo una bella pubblicità. Allora, a me piace metterci il ketchup sopra. Ce l'abbiamo fatta. Quindi un po' di ketchup sopra, so che alcuni può far schifo, ma a me piace. Magari un pezzo di plastica delle patatine lo andiamo a togliere. Ma sì, abbondiamo ragazzi, alla fine è un cheat, non è che guardiamo il ketchup. Una birra direi che ci sta tutta per accompagnare e andiamo. Sono quasi le 4 alla fine, tra cuocerla e tutto. Quindi pranzo merenda, diciamo, per me, dai. Patatine belle croccanti. Il ketchup ci sta tutto. Tanto mi sono preparato 120 grammi di pistacchi, comunque diciamo 100 grammi di pistacchi così sgusciati saranno 100 grammi. E 11 noci che sono 70-80 grammi appunto di noci sgusciate. Queste robe qui, vabbè, le mangio tutti i giorni, tipo le noci e le mandorle, no? Però le peso 20 grammi. Apro al cane che vuole uscire. Vai, vai. Vai. Allora, dicevamo, tutti i giorni mangio grammi di mandorle e grammi di noci, però appunto grammi, nel senso di peso, sono 20 grammi e finisce lì. Il problema è che quando le mangio così, specialmente, non so perché, nelle feste, non so regolarmi. E quando ti mettono la classica cesta davanti, di pistacchi, noci, noccioline,
non riesco a fermarmi. Ripeto, non ne mangio mai così, in questa maniera smoderata. Ma quando succede, è un casino. Intanto, pizza surgelata, ragazzi, ovviamente non è come una pizzeria, però devo dire che questa qua, bella Napoli, è già buona. Ovviamente io mi sto guardando tutte le calorie varie, grassi, carboidrati, proteine, e vedo un po'. Anche perché sono curioso, non l'ho mai fatto. Nel senso, io mangio così, però non mi metto poi alla fine del giorno a calcolare cosa ho mangiato in questi giorni qua, parlo. Quindi, anche per me è una novità sapere cosa mangio a livello di macronutrienti. Macronutrienti. Ultimo pezzo, raccogliamo bene il ketchup. Però ragazzi, mi raccomando, ketchup con 50% di zucchero e sale in meno, va bene fare i cheat, però occhio. Uno comunque deve stare attento alla linea. Benissimo, benissimo. C'è il cane che c'ha 3 mesi. Adesso ogni persona che vede va lì a disturbare. Vado a vedere cosa fa e torno. Vabbè, niente, tutto a posto. A parte che si mangia il polistirolo, bah, vabbè. Comunque, io direi iniziare con i pistacchi. Quindi si continua col salato. I pistacchi, ragazzi. Mamma mia. E poi una cosa che a me piace, cioè nel senso, quando li mangio così queste cose qua, non mi piacciono già sgusciate. Anche le noci ce le avrei già sgusciate, no? Ma se le devo mangiare così mi piace sgusciarle. Non so perché. O magari è normale, eh? Uno dei miei difetti è anche quello. Io sia prima che mangiavo praticamente tutti i giorni così, sia dopo che ho iniziato a mangiare per il mio cambiamento, diciamo, meno, ho sempre comunque mangiato veloce. E una cosa che mi dicono tanti è: ma mica così non te la gusti neanche. Io per assurdo non me la gusto se vado piano. Sembrerà assurdo, ma è così. Vabbè, magari vi racconto una barzelletta intanto. Anzi, un colmo. Sapete qual è il colmo per un imprenditore di materassi? Non lo sapete? Bene, neanche io. Se lo sapete voi, scrivetemelo nei commenti, perché io non lo so.
Tra l'altro non ne ho trovato uno che non sia aperto. Ottimo, quindi ecco, ho parlato in fretta, eccolo qua. Dopo questo faccio ancora un pastino un po' più tardi. Oggi ho in mente cosa fare. Penso di chiudere col dolce. Ehi, che c'è? Tu hai mangiato ben 30 grammi di crocchette oggi. Che vuoi di più? E pensare che una volta le noci non mi piacevano. Secondo voi la quota di grassi la raggiungo oggi? Non vorrei rimanere indietro. Ma e guardate che bestia. Amaro del capo. Se volete essere sponsorizzati, accetto ben volentieri anche questo. Dopo la frutta secca ci vuole ghiacciato, ovviamente. Siamo al 23, oggi è 23 marzo, non mi ricordo più. Sì, venerdì 23 marzo. Bello, anche ieri, però senza sole. Ottimo ragazzi, ottimo. Benissimo, io direi che sistemo. Esco un po' e ci vediamo per chiudere, in modo da finire un po' presto. Non mi va di mangiare tantissimo fino a sera tardi, perché poi domani lavoro. A tra poco. Allora, prepariamo per il dolce. Gli ingredienti sono questi. Quindi cioccolato bianco Milka, poi vediamo questi Kinder cereali quanti ne mangio. E questa è la chicca brioche siciliana da Catania, che verrà riempita appunto con questo qua, che farò sciogliere nel microonde. E quindi preparo e ci vediamo tra poco. Allora, ho preso 3/4 di tavoletta praticamente, e adesso lo vado a sciogliere e vediamo cosa viene fuori. Ragazzi, qua siamo di fronte a un capolavoro. Cioccolato Milka dentro è pienissima. Sciolto al microonde. Io mangio. Spettacolo. Spettacolo.
Cioè, non si può capire. Non si può capire. Cioè, non riesco. Mi si impasta. Ottimo, però. Mamma mia. Chiudo con un bel limoncello fatto in casa. Mamma mia, ragazzi. Da rifare, non potete capire. Sono anche abbastanza, anzi mi mangio un Kinder cereali, vai via, perché mi piace, raga, uno, dai, uno ci sta. Sono le 6, lo faccio vedere, quindi in 4 ore, faccio vedere se sì. Neanche, guardate. Aspetta. Quattro ore. Quattro ore di cheat. E io sono ultra soddisfatto. Non sono pesantissimo da vomitare, perfetto così. Io ragazzi vi saluto, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo in un prossimo video che non penso che sarà un cheat meal e basta ragazzi, ciao a tutti, grazie.